Buongiorno, buonasera ragazzi, questo è il video che avete più chiesto di tutti, ovvero andremo a vedere i cosmi dei PG principali che si usano in PvP o in PvE. Ovviamente in questo momento vi farò vedere i miei, ma potrei mostrarvi anche quelli dei miei due colleghi qui presenti, perché io tipo alcuni non li ho fatti, tipo stanno qui, ma sono per sport. Quindi con me ci sono Batta e Dario. Bella. Ciao Iniziamo facendo un video molto rapido, sperando, perché penso che durerà comunque mezz'ora essendo un'infinità di PG. Partiamo da Scorpio, PG fisico, che si può giocare in due modi principalmente. Questo è il mio, faccio vedere le stats. Principalmente vi dovete focussare purtroppo con il meta attuale sulla speed, quindi giocate dei piston che se hanno sub più attack sono le migliori cose del mondo. Priorità quindi a piston con P attack, P critical oppure speed. Principalmente vi consiglio P critical e speed. Come gialli invece i no wing sarebbero da usare su tutti i PG da PvP, però per chi è all'inizio, per chi non riesce a sbloccare l'ottavo senso a livelli alti non conviene. Già il mio, come vedete, è molto basso di vita perché è molto basso di ottavo senso. Perché no wing è vero che vi dà HP percentuali, ma se non avete una buona base di HP flat non riuscite ad avere un Milo che vi sta su. Quindi vi consiglio di avere almeno i 2 HP, le due parti dell'ottavo senso di HP a 4, meglio sarebbe 5, se no no wing non lo giocate. Perché New Moon? In New Moon perché purtroppo, come vi dicevo prima, il meta attuale è basato tutto sulla speed, però il suo cosmo naturale sarebbe ovviamente questo qui, Staunch, che aumenta il P critical level. Però purtroppo non worka tanto bene, non so se i miei due colleghi sono d'accordo o meno. Purtroppo il meta di adesso è basato tutto su Divine Clot, che è troppo veloce e viene un po' sacrificato il P-Crit per molta più speed. Che poi comunque ragazzi, se sculate, non tanto io su questi qua, poi vi farò vedere Divine Cavallino, beccate New Moon con P critical level e ce la fate, perché New Moon escono facilmente con P attack e P critical, sembra fatto apposta. Come cosmo leggendario, il cosmo migliore per Milo è Felina, perché lui non consumando energie fa triggerare sempre Felina. A breve usciranno dei cosmi che potrebbero cambiare la situazione. Confermo, più di tutti Chimera, che dovrebbe finalmente ammazzare il meta speed, ma non si sa quando ce lo daranno sul global. Passiamo al prossimo. Mu di Ariete, anche qui ci sono delle varie possibilità di gioco. Come cosmo leggendario è l'unica cosa certa, dovete usare o Soberry o Dragon Teeth. Non ci sono altri cosmi leggendari che girano bene su Mu, né ora né in futuro, almeno per ora. Queste sono le stazioni del mio Mu. La cosa principale per Mu sono gli HP. Lasciate perdere completamente l'attacco, perché l'attacco di Mu è basato sui suoi HP. Non serve assolutamente a nulla salire il C-Attack, che è il motivo per cui si usa i Golai, perché è set dal 10% di HP. Di conseguenza, le substats principali per tutti i cosmi di Mu sono HP, qui lasciate perdere il C-Attack, e Speed. Poi, se proprio avete qualcosa in più, prediligete le difese. Come cosmo giallo, sempre no wing, ma non ve lo ripeto più perché tanto per tutti i miei PG da PvP, tranne i supporti, perché no wing è appena uscito, quindi di buoni ne ho trovati pochi, si gioca solo no wing per aumentare lo status res. Quindi per i blu, in realtà il cosmo migliore sarebbe Butterfly. Il problema è che sacrificate tanta speed, e come dicevamo prima, purtroppo si vive di speed attualmente. Come skill. Per Mu vi consiglio di salire subito questa. Farne ovviamente un'altra almeno a due per liberare l'ottavo senso. Io domani ne shardo uno apposta. Però principalmente salite il Crystal Ball, perché se no non riuscite a riflettere molti danni. Perché a parte essere in base agli HP totali di Mu, è in base anche alla skill, come vedete. Tipo il nostro caro Batta ha un Mu che è leggermente enorme e fa proprio quello. Ora per questo PG lascerò parlare più che altro Dario. Allora, pesci dal lato PvP o PvE, te devo Tutte e descrivere. due, parti da uno e poi vai all'altro. Ok, lato PvP, pesci non è un personaggio particolarmente
dotato, però può essere portato se non avete altri personaggi più prestanti, e va fatto esattamente come quello che vediamo in questo momento. Anzi, no, perché il cosmo principale deve essere Chwarden Snake, che permette, visto che questo PG agirà per ultimo, aumenta notevolmente il suo danno. Viceversa, contro il boss o contro altri nemici in PvE dotati di una speed addirittura inferiore al 22 di pesci, si preferisce portare Silver Dragon, che comunque contribuisce, anche se non in maniera decisiva, ma contribuisce all'aumentare il DPS di questo PG. Come cosmi si predilige puntare subito al critico, e quindi per questo motivo sono presenti dei Fire Drop, Staunch, come scelta di cosmi blu. E nei cosmi gialli si usa la Seiya perché Pesci ha bisogno di status hit. La sua rosa nera riduce l'armatura dei target nemici basandosi sullo status hit. Per questo motivo è importante, quando si guardano i valori secondari dei cosmi, privilegiare anche leggermente dei valori di status hit. Certo, i valori di P-Attack sono più importanti, ma lo status hit è comunque una buona statistica e non va trascurata. Altrimenti non riusciremo a fare grossi danni contro dei boss che hanno tantissima armatura. Il proc di questa rosa nera è molto importante per aumentare il danno verso questi tipi di nemici. Le skill va salita come principale la rosa bianca, che è fondamentalmente la skill con cui i pesci fa danno, sebbene non venga mai, praticamente mai usata in PvE manualmente, e solo molto raramente usata in PvP manualmente, perché in pratica Pesci funziona in questo modo: grazie alla sua passiva che si sblocca col settimo senso, lui lancia delle rose per ogni energia rimasta dopo quella che abbiamo selezionato noi come prima rosa. Quindi noi lanceremo una rosa di queste, delle prime due, di sotto la rosa nera, e poi Pesci provvederà a lanciare tante rose quante sono i punti di energia che c'erano rimasti. Se un bersaglio ha già una rosa addosso, il sistema sceglie un'altra rosa. Selezionando una scala che parte dal rosso, va, passa al nero e poi al bianco. Quindi, se il nemico ha una rosa rossa addosso, gli manderà una rossa e una nera. Se ha già una nera, gli manderà una rossa. Se ha entrambe, manderà la rosa bianca. Quando tutte e tre le rose sono presenti sul target, la rosa bianca esplode immediatamente, a differenza di quanto fa la skill normalmente, e fa l'intero suo danno. Per questo motivo, quando vedete che Pesci lancia molte rose, vedete delle botte, delle esplosioni molto grosse, valori che superano i 20-30.000 delle mappe normali, mentre contro il boss, dove andiamo per molti turni a debuffarlo, possiamo arrivare a fare anche mezzo milione di danni con una rosa bianca. Passiamo al prossimo, ragazzi. Deathmask di Cancer. Allora, Deathmask è un PG, come potete vedere, che ha due stats A, di conseguenza non ha nessuna S, nonostante essendo un S. Le sue skill si basa principalmente sul presente danno che cura, che come potete vedere, infatti, è influenzata anche dall'attributo Healing. La sua passiva, invece, è quanti HP totali di Cancer saranno convertiti nei fantasmini. I cosmi migliori per Cancer, di conseguenza, sono teoricamente questi, cioè Rosary, Gnawing, in questo momento io Tenacity perché non trovo dei Gnawing adatti, e Hummingbird. Come cosmo centrale potete scegliere tra un Felina, che è più offensivo per fare più danno, o un Dragon Teeth per renderlo più tankoso. Per renderlo ancora più tankoso di questo che vedete mio, potete usare al posto dei Rosary Eagle Eye. Come sub-attribute dovete preferire qui C-Attack e HP. Io, come vedete, ho tutto C-Attack, HP, e poi però sui Hummingbird, visto che se ne trovano tanti, potete trovare qualche sub stats healing, perché non è affatto male dargli un po' di healing, perché di recente soprattutto nel global si sta usando pure per curare, me l'avrete visto fare anche nei video della Jamir se li avete visti, se non andateli a vedere, perché io lì lo uso molto più come cura che come finalizzatore di match, perché spesso vi può salvare la vita. Sì, posso aggiungere una cosa su Cancer? Vai.
Dice che è a E posto. siamo sotto Natale, il presepe è molto forte. Questa la tengo. Fa tagliare le varie particine così. Saga è un PG che quando è uscito era tipo il miglior PG del gioco. E lo tornerà ad essere con il Reaper Clot. Certo non il migliore, ma uno dei migliori perché farà tante cose carine. Questi sono gli attributi del mio Saga. Non ha nulla di ottavo senso, quindi lo vedete molto piccolino. Non lo sto più giocando proprio per questo motivo, perché è out of meta. E si gioca però con Rosary, sempre Knowing se giocate PvP, e Hummingbird. Come Cosmo centrale potete scegliere, potete usare un Saga per fare danni al primo turno, quindi portando Vulcan Chain, oppure portando un Saga che pensa più a finire alla fine con un King Giant, oppure portare un Saga come mezzo support portando dei cosmi che debuffano, tipo Decelerator, Blood Elf. Passiamo al prossimo, il PG che in questo momento è il mio PG migliore, ovvero Araya Shikishaka. Per Araya Shikishaka i cosmi sono fissi, qui non ci sono discussioni, tranne sempre per i gialli che si può prediligere Knowing, ma io a lui prediligo Tenacity volontariamente perché è una difesa misica altrimenti imbarazzante. Per il resto, queste sono le stats, per il resto la maggior parte dei cosmi ragazzi deve avere speed, perché Araya serve veloce, non troppo, se dovete sacrificare troppo attacco o troppi HP, ma più veloce è, meglio è. Questi sono i miei, come vedete i rosari fanno schifo, ma hanno attributo speed e quindi va bene così. Lui è quasi full ottavo senso, poi ve lo farò vedere. I Tenacity, vedete, doppia speed C-Attack, speed cose a caso, speed cose a caso. Gli Hummingbird ci attacca e ci damage più che ne trovate. Io non sono molto fortunato come vedete con gli Hummingbird. Come Cosmo centrale, Felina. Oppure potete usare Vulcan Chain se lo volete usare al primo turno per mettere tanta paura nell'avversario. E poi tra poco dovrebbe uscire un Cosmo che si chiama Wind Elf, che per lui è un ottimo sustain perché praticamente più persone itterete. Quindi con la sua cala, avendo tutti away, è perfetto. Più danno, più avete un increase del danno. Per quanto riguarda le skill, visto che lo chiedete in tanti, il mio è fatto così, ma solo perché io sono un fissato del PvE fatto velocemente, non mi ci perdo troppo il tempo, di conseguenza l'ho della 3, serve soprattutto in PvE, ma anche in PvP da buone soddisfazioni, a cala 3. E questa, Leven Supremacy on Evil Spirit, è la skill più forte di Araya perché ogni volta che leverete un malus, lui aumenterà il suo attacco di 1% se ce l'avete a livello 1, del 3% se ce l'avete a livello 3 come me, per ogni stack che andrete a rimuovere fino a un massimo di 7. Quindi 3x7, 21, 21% di attacco in più e tanto, se la portate al massimo 5% è Gesù Cristo. Per quanto riguarda il base, so che molti lo consigliano, ma per me non dico è inutile. Però se Araya deve far male che deve giocare con l'una, ne tirate due di base e poi ritirate la cala, ma se avete un Araya fatto bene non ci arriva il team avversario a fare tutta sta roba. Qualche altra cosa su Araya? Che dite? Che non buttate troppi tomi sulla cala, 3 va benissimo. Perfetto, questa la Dopo tengo. ti dà tre, per 3 tomi il 10% non ne vale proprio la pena. Concordo con il mio collega. Dario? No, niente di aggiungere. Ok. Passiamo ora a Shion. Shion è uno degli ultimi PG usciti. Qui abbiamo proprio i cosmi fissi, nel senso che per rendere Shion forte, questi sono i cosmi, ovvero Firedrop, dove dovete trovare substats assolutamente P critical e HP, ma soprattutto HP. Come vedete qui c'ho due P attack ma stanno lì per caso, vi dico la verità. Perché come Mu, Shion fa danno solo in base ai suoi HP, quindi per i P attack potete fregarvene altamente. Knowing si usa per lo stesso motivo citato prima, qui infatti c'è l'ottavo senso a 5 di tutte e due, perché dà HP percentuali e status res che su di lui è ottimo. Pure loro, tutti substats HP il più che potete. Cosmo centrale, Soberry, e qui non fidatevi di chi usa Vulcan Chain, perché ok, forse tappate una volta di più uno, ma vi muore prima, perché se non si ricarica muore questo PG.
Come blu, staunch. Staunch sempre con P critico e HP. Più ne avete, meglio è. Prediligete sempre un po' di più gli HP rispetto al critico, perché il critico comunque in questo gioco è un po' complicato da spiegare sbarra usare. Per le skill, ragazzi, ovviamente si parla sempre di Revolution e Rogue di pari passo, ma non vi consiglio di usare nessun tomo su questo PG. Questa, ragazzi, è Doko. Doko, PG che si può usare con due tipologie di cosmi rossi diverse, come quasi ogni fisico, ovvero Pistone o Firedrop. Io prediligo i Pistone perché lo gioco con Daffodil. C'è chi vedrete che lo gioca con Felina, c'è chi lo gioca con Thorn e Snake. Ci sono vari modi, qual è il migliore non ve lo so dire, ma io preferisco Daffodil perché poca vita ho, shotto l'intero team. Per questo uso Doko, se no non lo uso. Quindi che dovete prediligere sotto i pistoni, P critico e P attack. Pure sui Tenacy, P attack, P critico. No, P critico non si può trovare, quindi solo P attack. Più P attack avete, meglio è. Staunch, P attack e P critical a manetta. Stessa cosa da Daffodil, P attack a manetta. Per quanto riguarda le skill di Doko, salite i dragoni. Al 3 massimo, più o meno lo stesso discorso che si fa per Araya. E un punto alla guardia, cioè così. Io ne ho dati due perché ne ho trovati copia a non finire per caso. In realtà era meglio fare 3-2-2, ma non ci ho pensato in quel momento. Cioè, ero ancora scarso a giocare, quindi non ci ho pensato. Quindi se voi vi trovate, fate 3-2-2 e vedrete che il PG rende ancora meglio. Passiamo al Pop. Non sono un grande estimatore di questo PG. Soprattutto col meta attuale, infatti vedete dei cosmi a caso. Nel meta attuale ha perso un po' di senso. È vero che può aiutare team scarsi a diventare team della Madonna, ma è basato sul caso. In questo set che vedete voi, Flower Ring viene usato per dargli quel po' di speed e difesa in più, essendo di fatto di burro. Gnawing, ve l'ho già detto. Dragon Teeth è il cosmo leggendario migliore per lui, così evitate il one shot, perché tanto se ce l'avete state sicuri che ve lo bersagliano per primo. E in questo caso vedete Butterfly per dargli quello status res per evitare ancora di più i controlli oltre Gnawing. Il problema vero è che si dovrebbe giocare con New Moon per farlo iper speed per il solito motivo. Per quanto riguarda le skill, ovviamente la dimension più alta è, meglio è. Se mai date un punto al Gemini Maze giusto per fare l'ottavo senso, ma fate solo una nota di dimensione, che è la meglio cosa. Passiamo al prossimo. Ora, ragazzi, parliamo di uno dei PG più meta del momento, ovvero Golden Yoga, o come lo chiamiamo noi, Golden Yogurt, ribattezzato così da Slappo. Questo è il mio. Pure qui vi basate molto su HP e Speed. Speed tanta ne avete, meglio è, perché dovete andare in combo con Misty e tra poco parleremo di Misty. Come leggendario io uso Marshfairy perché di solito quando gioco Golden Yoga non uso né Luna né Kiki. Per quanto riguarda i gialli è meglio Gnawing, ma in questo momento io tengo i Tenacy perché di difesa soffre un pochino. Quindi sempre HP e speed è la miglior cosa che potete fare. Gli Hummingbird ovviamente ci attacca e ci damage, però se trovate HP, sempre meglio HP, come vedete. Questo è il mio, ha un ottimo ci attack come vedete, ma qui andiamo a parlare poi delle skill, perché nelle skill potrete vedere che ci sono queste due skill che sono quelle da salire, ovvero la Sinew's Cross e la Roar Execution. Ora, Golden Yoga è stato progettato come support, quindi la Sinew's Cross sarebbe la skill da salire più di tutte, che è quella che vi permette di deviare l'attacco di un avversario sul target che voi decidete. Ma come avrete visto, molti hanno salito tantissimo la Roar Execution, perché per ora con questi HP attuali e con i pochi PG che fanno DPS attuali, Golden Yoga viene considerato più un DPS che non un support. Che come vedete, questa skill vi permette di fare assist ogni volta che il PG con la croce attacca e fa dei danni veramente, veramente alti. Ma non sprecate Tomi, soprattutto su questa skill, se ne volete usare per portare questa 3 ok, perché ha tanto senso. Ma questa skill serve per ora, dopo non farà gli sfacelli che fa ora. Quindi io non vi consiglio di usarci Tommy proprio sul PG, tanto viene inserito adesso nei pool. E
E quando lo trovate, dare 2 punti per fare l'ottavo senso e poi salire la cross il più possibile. Ragazzi, adesso andremo a parlare di questo PG, ovvero Saori Kido, la nostra cara Atena. Io la gioco in un modo un po' particolare, ve lo dico da adesso, ovvero questi sono i cosmi. Flower Ring per darle velocità e difesa, perché non ha una difesa molto elevata, e gli HP, che sono la cosa più importante per questo PG, non sono elevatissimi di base. Anche per questo vedete Tenacity. Allora, i Flower Ring vi servono per darvi quel po' di speed in più, ma in realtà sarebbe meglio White Mist. Ma trovare dei White Mist buoni è più unico che raro. Come sub, la cosa migliore sono HP, come sempre. HP, HP, HP. Tenacity, stessa cosa. E poi, come vedete, io ho il book. Perché il book? Atena viene giocata in due modi. Può essere giocata con il book o può essere giocata con New Moon. Per me qual è il problema di giocare con New Moon? Il problema di giocare con New Moon è che avere anche Atena super speedata come Araya, che può purificare, vi leva un Purify, perché Atena con la sua seconda spell può togliere un controllo dell'avversario, può togliere un debuff, e di conseguenza non la giocherei vicino ad Araya. Per quello le ho tolto tutta la speed e le ho dato il book. Voi mi chiederete, ma perché proprio il book? Bene. Vabbè, il costume centrale, come vedete, è Dragon Teeth per evitare il one shot. Però ritorniamo all'Healbook. L'Healbook per questo motivo qui. Se aprite la skill del Blessed Victory, mi dice che recupereranno, ovviamente in base a quale livello avete della speed, in questo, della speed, della skill, in questo caso del mio, il 22%, più healing. Quel più healing sembra una cavolata, invece fa tantissimo, soprattutto se le andate a dare l'ottavo senso. Perché in questo momento la mia con ottavo senso a 0 e il Blessed a 3 più il Book recca quasi 15k di vita, che vi assicuro spiazzano tanto l'avversario. Le skill da salire sono Blessed Victory e Light of Windom, perché vi dà status rest a tutti gli alleati senza fare niente, perché è una passiva. Quella che purifica il Divine Amulet, ma come vedete potete non alzarla perché alzate solo lo status rest e raramente lo andrete a fare, tranne se giocate con un Andromeda contro, però nemmeno è troppo indicato. Oltre agli Healbook, su Sori andrebbero bene anche i Lotus, in quanto la sua abilità va ad influire sui suoi HP, e Lotus dà di stats base HP percentuale, oltre a un pochino di speed, ma non troppo. Passiamo al prossimo PG, Divine Claude Seiya, o meglio chiamato Divine Claude Cavallino. Divine Claude Seiya può essere giocato come vedete ora, oppure con al posto dei piston i fire drop per aumentargli il critico. Io non mi fido tanto del critico in questo gioco, e soprattutto non c'è ancora il Cosmo Blu che vi permette di usarlo al meglio, che darà critico e penetrazione armatura. Quindi finché non c'è quello, io vi consiglio di giocare così. Però anche Ora, fire drop. scusa, fermati un secondo. Che cosmo sarebbe? Crystal Fire. Crystal Fire non dà critico, dà piatta. Sì, ma lo trovi con subcritica, quello intendo. Ah, ok, scusami. No, no, figurati. Ok. I piston li dovete trovare con sub speed, perché è sempre la gara chi ce l'ha più veloce, e P attack. Io no. Ah, e soprattutto P critical in realtà. Allora, i piston li dovete trovare principalmente con P attack percentuale e P critical. Come P critical sculate l'anima, perché in questo momento che manca il cosmo principale di Divine Claude, ovvero Crystal Fire, più alto avete il critico, più il vostro Divine può essere utile. Per quello può essere molto utile giocarlo con Fire Drop, però non essendoci una vera e propria statistica su P critical level, io per ora mi sono basato così. Come cosmi gialli vi consiglio Gnawing, perché tanto c'ha HP di merda a prescindere dal cosmo che usate giallo. Però almeno vi alzate lo status rest il più possibile ed evitate che quando sta giù quell'unico turno non ve lo controllano. Come Cosmi Blu, attualmente si gioca New Moon in attesa di Crystal Fire e dovete cercare di trovare più substats possibili di P Critical Level e P Attack, però principalmente P Critical Level. Per quanto riguarda il Cosmo Centrale, potete usare o King Giant per pulire, ma non ve lo consiglio tanto. In questo momento quindi il migliore è Vulcan Chain. Prossimo PG, uno dei PG che più mi ha sorpreso e che più vi aiuterà nel PvP di tutti quanti gli ha presenti del gioco insieme a Misty, ovvero Shun di Andromeda.
Andromeda è il miglior controller del gioco perché può bloccare per 2 turni l'avversario al costo di 2 energy. Come cosmi principali rossi, si predilige Fire Drop più che altro per dargli più HP possibili come bonus percentuale. Quindi Fire Drop, se li trovate con substats HP e status hit, è proprio il massimo. Io non ne ho, come vedete, e infatti rosico. Quanto riguarda i gialli, vi consiglio di usare Knowing, appena li trovate, sempre con sub-attribute, status hit e HP. Cosmo centrale, Sobberry, oppure Dragon Teeth, ma per me è meglio Sobberry, avendo lui tanta vita e tanta difesa, è difficile che ve lo riuscirebbero a tappare, non ci riesce nemmeno Sheon, quindi per adesso penso sia migliore Sobberry. Come Cosmo Blu il migliore è Letter, perché non solo vi dà status res, vi dà status hit e vi dà HP percentuali. Ora, perché lo status hit? Perché la sua skill di incatenamento va al massimo delle sue possibilità con il 180% del danno moltiplicato, con l'80% di chance più status hit di bloccare l'avversario. Per questo mi potreste dire, potrebbe essere utile usare Seiya, e avreste ragione, però io, essendo che mi piace averlo tankoso, preferisco così. Vero che blocca un po' meno delle volte, però resiste molto di più. Prossimo PG, ragazzi, la migliore del gioco attualmente, perché è quello che vi romperà più le palle di tutti, ovvero Misty. Misty è un controller, tank, DPS e reflector, quindi fa qualsiasi cosa voi vogliate che faccia. I cosmi migliori per lui, rossi, sono Fire Drop, sempre per lo stesso discorso, per l'HP percentuale e per avere una possibilità di trovarli con HP e status hit, sono i migliori, non so perché, ma sono i migliori che vi dà il gioco con queste sub. Come cosmi gialli, qui sì, vi conviene Seiya, perché in ogni caso di HP ne ha veramente tanti di base e lo status res non gli serve, perché non si sa perché, ma l'avversario deve essere scemo per mirarvelo, essendo che il Wind Shield viene attivato quando viene attaccato. Quindi a meno che l'avversario non sia idiota, non verrà mai targettato di spontanea volontà, mettiamola così. Cosmo centrale, proprio per questo motivo, Sobberry, così quando vi scende sotto un tot di vita si ricarica da solo, a meno che voi non abbiate un healer, ma io in questo momento healer in questo gioco non ne uso personalmente. Mi chiederete perché non Letter come Blue? Perché siamo in un meta di merda, perché sennò il migliore sarebbe Letter. Perché dà status res, status hit e percentuale di HP. In questo momento io gioco New Moon e le migliori sub-attribute sono sempre HP e status hit. Misty, inoltre, come sub-attribute non li sto cercando speed perché, avendo già New Moon, si avvicina molto alla velocità del suo best buddy, ovvero Golden Yoga. Quindi Misty deve giocare subito dopo Golden Yoga, molto vicini, ma dovete anche cercare di non avvicinarvi troppo alla speed di una Raya possibile, perché se riuscite per puro miracolo a tauntare l'avversario, la Raya avversario, se gioca dopo Misty, leverebbe quel taunt. Di conseguenza vi conviene farlo veloce, ma non troppo. Cercate di regolarvi in base al vostro Raya e o al vostro Golden Yoga. Che dite? Ok, sì, diciamo che Misty dovrebbe in un ipotetico team perfetto, Misty dovrebbe essere tra la Luna e il Kiki avversario, comunque sempre prima del Kiki avversario. Questa è perfetta, questa la tengo perché l'osservazione che più hai azzeccato. Bravo Batta, vedi perché servi? Passiamo al prossimo. Prossimo PG, sì, non mi bestemmiate, ma ho anche un B a livello 80. Perché? Perché questo B è il più usato del gioco, ovvero Luna. Luna, ragazzi, si gioca come rossi con Flower Ring o White Mist per darle difesa, perché pesa veramente male, essendo un B però normale. Cosmi gialli, assolutamente Knowing con sub-attribute HP e Speed, perché ragazzi la Speed su Luna è una cosa fondamentale non solo per giocare prima del vostro Kiki, ma anche per giocare prima di tutto il team avversario, per poter usare il velo di Afrodite se avete un team con Kanon o per coprire la vostra Raya per evitare problemi. Quindi si usa New Moon come blu il più alto possibile come sub-attribute, più HP trovate più sarete felici, ovviamente anche status res va benissimo. Come leggendario è un turno all'8, potete usare Mandala, potete usare Dragon Teeth come faccio io,
Potete giocarla con Masferi, che è anche molto utile, perché se per esempio non giocate Kiki, non avete Golden Yoga, potete usare lei con Masferi e giocare Misty, Mu o qualsiasi altro PG senza dovervi portare Masferi su PG strani. Passiamo al prossimo. Shaka normale. Shaka normale voi lo vedete cosmato con Rosary e Hummingbird in questo momento, ma questi Rosary e Hummingbird sono per Poseidone, quindi non ci fate caso. La miglior cosa per lui sarebbe giocare con i Golai che vi danno C Attack e HP e come blu New Moon per farlo giocare più veloce possibile. È un PG che attualmente è abbastanza fuori meta, ma appena sbloccheranno il suo libro torna prepotentemente nel meta diventando un PG veramente veramente forte. Come cosmo centrale il migliore per lui è Decelerator, ma va bene qualsiasi cosmo dia debuff, quindi anche Blood Elf, Wind Elf e qualsiasi cosa così, no, Windflower, non Wind Elf, e qualsiasi altro cosmo che metta debuff all'avversario. Come gialli potete usare Seiya nella speranza di alzarvi lo status hit, ma vi dico che quello che conta davvero sono le skill, che ora vi farò vedere, perché sì, lo status hit c'entra, ma molto poco con questo personaggio. Per quanto riguarda le skill, infatti, la priorità deve essere assolutamente data al Purifying Light, quella che vi alza lo status hit sul bersaglio che voi andrete a prendere. Perché ricordatevi che Shaka fa 3 attacchi, quindi in questo momento il mio ha 20% di status hit fino a un massimo di 80%, può essere uppato. La Treasure Eleven è quella che vi aumenta il danno, vedete, vi dice che farà 3 attacchi su ogni singolo avversario che faranno il 32% del cosmo damage in questo momento, anche per quello non si dovrebbe usare Rosary perché sale tanto il cosmo damage, o Hummingbird perché sale tanto il cosmo damage, ma lui è un support, non è un DPS, anche se con questa pure skill a 5 vi fa dei danni veramente veramente importanti. Quindi ragazzi, può essere un damage DPS, può essere un support, può essere qualsiasi cosa questo PG. Sta al vostro piacere giocarlo come più credete. Io in questo momento lo tengo bilanciato perché tanto non lo uso e aspetto che esca il suo libro. Appena uscirà il suo libro diventerà un PG veramente comodo. Aioros è stato per un breve periodo il best single target PvE e si usa pre si, allora, si usa time, si usa copiato ad altri DPS melee. Perché? Perché la sua skill, la Golden Arrows, va praticamente a ciucciare l'attacco di 3 DPS melee e vanno ad aggiungersi al suo attacco finale. È consigliato usarlo sempre con un Kiki e altri due DPS che siano Milo, Pesci o Doko, basta che siano fisici. Per i cosmi, invece, si usano gli stessi cosmi che potete mettere su un Doko o su un Pesci. Stone per aumentargli l'attacco, Tenacity Bloom o Knowing in base alle substat che avete. E come blu solitamente si usano i New Moon, sempre per il fattore velocità, o se volete rischiare mettete gli Staunch per il big crit. Come skill invece non state lì a spenderci troppo quei tomi, se avete delle copie alzategli la freccia, siete a posto. Prossimo PG, ragazzi, lo tocchiamo veramente rapidamente perché se non avete tutte queste skill a 5 non lo giocherete mai. Io l'ho portato a 70 solo perché c'era l'evento e serviva, dava tanta roba buona indietro, cioè skill tome indietro, quindi serviva. Ovvero Nebula Shun. Nebula Shun è un PG forte, un DPS cosmico veramente forte, ma vi servono le skill. Come ogni DPS veramente cosmico puro, dovete giocarlo come Araya, come se fosse. Prossimo PG, Kanon. Di questo PG vanno dette due o tre cosine, perché può essere giocato in due modi. Quello che vedete in questo momento da me è quello full status res. Manca anti-stick, ma perché non li sono ancora andati a droppare, perché in questo momento non gioco Kanon, io odio questo PG. Kanon quindi dovrebbe essere giocati con i rossi nella prima versione, con i rossi come anti-stick, gialli Gnawing e blu Butterfly. E cosmo centrale, come vedete, Dragon Teeth, sempre per evitare il one shot. Quindi dovete dare più status res e HP possibili, perché dovete impedire che venga controllato e ucciso. L'altra versione è quella full speed.
ovvero vanno giocati i flowering, gnawing con speed, tutto con subattribute speed, qualsiasi cosa, e new moon SS più alti possibili. Come Cosmo centrale, Iris, e anche Iris vi conviene averlo con sub attribute speed, perché più è speedato meglio è. Come si usa le due varianti le troverete nelle guide o sul forum o nei video che verranno fatti da Kersi. Non chiedete a me perché io lo odio Canon. Questo PG è anche ottimo per il PvE, vi farà passare tantissimi quadri con una facilità estrema perché giocandolo per ultimo. Chiudete un avversario nel triangolo, tirate la cala di Araya, tirate l'attacco base dando il doppio turno di Luna, avete vinto la partita matematicamente. Questo soprattutto vi aiuterà a fare tantissimo la torre e alcuni libri del gioco. Vi aiuterà veramente tanto questo PG. Per quanto riguarda le skill, da salire assolutamente priorità totale al triangolo. Date un punto a una qualsiasi altra skill, che sia il punch o che sia il defiler. Per fare l'ottavo senso, ma per il resto tutto triangolo più che potete. Questo personaggio è un personaggio Marin, è un personaggio che viene usato molto poco in PvP, in quanto è un healer, e in questo momento il meta non favorisce l'uso di healer. Tuttavia, molti di voi potrebbero trovarsi costretti a doverlo usare per mancanza di altri personaggi. Lei è molto buona accoppiata alla sua amica June, che aiuta a distribuire il danno su tutti i membri del team. Marin infatti è un healer che cura tutti in contemporanea. I cosmi che vengono usati normalmente sono il Lauren Tree come centrale, che in questo momento non vediamo per motivi legati al PvE, ma in PvP monterete del Lauren Tree. E poi potremmo metterle uno stone per avere più vita. Come si chiama? Cosa? I libri, non mi ricordo Il come cavolo si book. chiama. Il Ah, book. li Come Cosmi Blu useremo il Healing Book perché appunto aumentano le cure. E con Cosmi Gialli possiamo usare o dei Gnawing per non essere silenziati oppure dei Cosmi che ci danno vita in base a quello che abbiamo a disposizione. Come dicevo, il rock che vediamo qua è legato al PvE perché nel boss Marin non dovrà curare in tutti i turni, ma in alcuni turni dovrà attaccare. E col rock potrà proccare un'energia extra che verrà poi usata da pesci per fare ulteriore danno. Allora, ragazzi, il prossimo PG rientra sempre nella categoria degli healer, ma per farvi dire il nome ve lo faccio dire da Batta. Questo È Jamian. in onore di Androli. Ragazzi, Jamian è un PG veramente veramente comodo, ma deve essere giocato o in combo con Jhun o in combo con Mu, qualcuno che vi protegga, perché Jamian non cura tanto con la sua seconda, ma con la sua terza. Ora vi andrò a far vedere le skill. Però parliamo prima un attimo dei cosmi. Allora, dei cosmi si gioca i Gulai o C-Stone, dipende da se volete più HP o più difesa. Come gialli, Gnawing, appena li trovate decenti, o Tenacy per dare difesa perché di burro. E il Book per il solito motivo. Anche se in realtà si gioca molto più New Moon, e ora vi spiegherò il perché. Come cosmo centrale, assolutamente Solberry. Voi mi chiederete perché tutte queste cose? Per questa skill. La skill che si usa di più di Jamian è la Raven Storm, ovvero, come potete vedere, sacrifica il 90% dei suoi HP, per questo Solberry, perché appena tirerà questa skill, Solberry gli ridarà vita e recupererà a livello massimo il 100% degli HP che il vostro alleato ha perso. Quindi fullerete di vita un alleato. Dai, dallo se un altro personaggio dall'utilizzo raro in PvP, almeno a livelli alti, ma che potrebbe tornarvi utile se non avete altri personaggi da schierare. Il suo compito principale è quello di debuffare il personaggio più pericoloso del team avversario e dare le statistiche ai vostri personaggi. I cosmi che vengono usati solitamente sono, per quanto riguarda i rossi, gli Ligolai, perché danno sia Cosmo Attack, che aiuta a rubare una quantità maggiore di statistiche all'avversario, e sia dare HP con il bonus set. Poi, come cosmi gialli, possiamo usare qualunque cosmo noi abbiamo a disposizione, l'importante è che gli diano HP, in modo che sia bello robusto e non muoia appena viene colpito.
E per quanto riguarda i cosmi blu, dei New Moon, possibilmente di livello alto per avere velocità e riuscire a, possibilmente a rubare le statistiche di un avversario prima ancora che agisca, già subito dal primo turno. Il cosmo centrale, quando si parla di PvP, è lo Hyacinth, perché aggiunge un altro debuff a quello che già dà di suo Daedalus. Questo rock che vediamo è legato al PvE, dove sempre parlando di Raid Boss, Legion Boss, il Rock aiuta a dare ulteriore energia che verrà utilizzata poi dai DPS a seguire, solitamente da pesci. Prossimo PG, ragazzi, si parla di Yuzuriha, PG che si è usato tanto in PvP, che adesso in PvP ha perso parecchio per via della sua pochissima vita, come potete vedere, ma personaggio fondamentale nel Legion Boss, come potete andare a vedere nel video. I suoi cosmi principalmente possono essere come rossi Piston e Fire Drop con il più alto P attack percentuale possibile che trovate. I Tenacy stessa cosa, io uso Tenacy, qui non nomino nemmeno Gnawing perché nel PvP io non la uso, sempre con più sub-attribute P attack possibili. Staunch stessa cosa, P critical e P attack più che potete. Cosmo centrale Rock, sempre per il solito motivo legato al PvE. Prossimo PG, ragazzi, Jhun. Jhun è un PG fortissimo in questo momento nel PvP, ma anche dopo perché si userà tantissimo. Io la devo tantare, non lo sto facendo solo perché c'è Poseidone alle porte, quindi sto tenendo un po' tutto lì. Come vedete, servono tantissimi HP, quindi come sub-attribute tanti HP e tantissima speed, perché facendo la full ottavo senso si riuscirà anche a farla diventare più veloce del piccione in alcuni casi. Quindi come cosmi rossi vi consiglio Flower Ring con sub-attribute speed. Come gialli, Gnawing ovviamente sempre meglio con sub-attribute speed e New Moon SS con sub-attribute HP e status RS il più possibile. Cosmo centrale, o Soberry o Mandala. Io consiglio Soberry perché sono innamorato di Soberry, come potete vedere da quanti ne uso. Perché a parte dare più HP rispetto a Mandala che dà speed, lo potete trovare con sub-attribute speed. Mandala invece vi darà tantissima speed in più, ma non vi dà né il recovery né gli HP in più. Quello che vi dicevo, ora ve lo mostro, a parte la skill che va fullata solamente questa e il resto lasciate perdere, è questo, l'ottavo senso, come vedete io l'ho anche un po' fatto, è questo pallino qui che vi dà speed. È vero che è inutile il P-Attack, ma questa speed in più maxata potrebbe farvi agire prima del Divine Claw avversario e fidatevi, potrebbe risparmiarvi anche, non dico un one tap sicuro, ma vi risparmia tantissimi danni. Oltre con Divine Clot è utilissima contro qualsiasi single target del gioco perché dimezza i danni, no, dimezza, sparge i danni a tutto il team al posto che sul suo unico bersaglio. Quindi è un PG veramente a tutto tondo che comunque anche contro Yaoi vi concede una riduzione del danno che può far sempre comodo. Prossimo PG, Seiya, normale. Allora, Seiya normale, ragazzi, potete sempre fare l'interscambio con i rossi tra Rock e Piston, e tra Rock, sì, tra Fire Drop e Piston. Come gialli io lo uso solo in PvE, quindi vedrete Tenacy, e come blu gli Staunch. Cosmo centrale Rock è un PG prevalentemente da PvE, però molti lo usano in PvP per debuffare l'avversario, e ora andremo a vedere come andando a leggere la sua skill. Sei è un PG molto particolare perché sembra inutile, invece è fortissimo. Perché questa skill, ovvero la cometa di Pegasus, come vedete, rompe la difesa dell'avversario amplificando i vostri danni per 2 turni del 70%, che è tantissimo, ragazzi, veramente tantissimo. In più a questa cosa si aggiunge la sua passiva, che va ad aumentare, come potete leggere alla fine, ancora di più l'effetto della cometa. Qual è la condizione? È che Pegasus deve scendere una sola volta sotto il 50% degli HP. Dopo che ci è sceso, potete anche curarlo, refullarlo e tutto, l'effetto rimarrà attivo. Quindi, come vedete nel video del Legion Boss, fatelo calare sotto il 50%, vedete che vi parte la passiva, refullate e state tranquilli. Stessa cosa in PvP, dovete rischiare di farlo scendere, attivare questa skill, altrimenti il PG è quasi pressoché inutile. Prossimo PG, Naci. Naci, ragazzi, è un support da usare in War o in Try and All. È un
però vi dico la verità, è pressoché inutile in PvP e utile, molto utile solamente in War. I cosmi solo speed, tutti i cosmi che danno speed possibili, nemmeno troppo perché è un PG molto veloce già di suo. Cosmo centrale Iris per dare più che altro il buff a tutti i vostri alleati della speed in più. Per il resto è un PG che non userete quasi mai. Forse anche in PvE in alcuni libri si usa per aumentare il danno di Araya, però per il resto questo è il suo scopo. Aumentare il danno, quindi principalmente in PvE, in PvP lo aumenta ma non di così tanto perché vi ricordo che in PvP HP e tutte le altre stats sono raddoppiate. Ultimo PG di giornata, per quanto riguarda i miei PG, Kiki. Kiki è un altro di quelli che io devo tantare il prima possibile, PG fortissimo perché vi permette di usare più energy che potete, perché se date il doppio turno può generarne anche 4. PG che ha problemi di vita come potete vedere, quindi dovete cercare di impegnare più possibile a dargli vita, non serve dargli speed, è il motivo per cui si usa Butterfly, cioè aumentargli lo status rest, dargli quel poco di speed che dà il set bonus. E per quanto riguarda il resto, cercare di dargli più difesa possibile, quindi in questo caso qui sarebbe meglio mettere White Mist, però vi ripeto, non ne ho ancora trovati di buoni, quindi per ora è Flower Ring con sub-attribute HP, ovviamente HP. Un po' di speed ce l'ha perché sennò mi diventava più lento di Araya, ma è una coincidenza. Come centrale o Marsh Fairy, o se ce l'avete su qualcun altro, vi conviene di più Dragon Teeth, perché è un PG che va giù troppo facilmente. Per quanto riguarda i gialli, sempre Gnawing, altrimenti mettete o Bloom o Tenacy in base a quello che avete di meglio. Io ho finito i miei PG consigliati per oggi, perché questi sono i miei fino al livello 70. Posso fare due citazioni rapide per quanto riguarda Moses, che io non uso molto, quindi vi potrei far spiegare meglio da Batta. Però questo più o meno è il setup base di Moses, perché più vita ha, più i tripli attacchi possono stunnare, perché fa 3 attacchi finché ha un tot di vita e quindi avete più probabilità di far entrare lo stun. E le altre due menzioni sono per Aquarius e Yoga, che come vedete non ho nemmeno i cosmi, che andrebbero giocati con Rosary e Hummingbird e come giallo ovviamente Seiya per alzare lo status hit. Ma il Team Freeze per ora ha un po' perso ovviamente perché tra Araya, Athena e compagnia non è più tanto facile giocare PG che buffano, soprattutto che debuffano, soprattutto tra poco uscirà anche Pandora, quindi questo team proprio crolla. Tornerà in vita quando ci sarà il Repercloth di Camus, che diventa un PG veramente veramente interessante anche per il suo danno. La IO può essere considerata un DPS alla pari di Doc, in quanto ha un'abilità passiva che gli permette di fare tantissime cose, tra cui stun, veleni, attacchi continui e danni enormi. Come si settano i cosmi a Scylla? Come un normalissimo DPS melee. Pistone, Tenacy, Bloom o Gnawing e Staunch. Come cosmo centrale esiste Equinox Flower, che è il cosmo fatto apposta per lui. Come sub-attribute, visto che lui di base è molto lento, 169, non si va a lavorare sulla speed, ma più sul P-Attack, meglio se percentuale, e sul crit. Appunto per quello si gioca Staunch. Io gioco Tenacity, in quanto aumenta la difesa fisica. Questa qui. E perché ho anche il P-Attack. E ora parliamo di un personaggio che si usa quasi esclusivamente in PvE. Questo era Adamante, l'ultimo PG uscito. E quelli che vedete sono le sue skill. So che sembrano alte, ma purtroppo devo darvi una brutta notizia. L'unica che potete lasciare a uno è questa, che io in questo momento ho a due. Tutte le altre, Flaming Wing e Roar of Gloom, vanno veramente portate a 4 per poter rendere utilizzabile questo personaggio. Perché dovete sapere che queste passive sono molto deboli a livello 1, diventando praticamente indispensabili viceversa a livelli alti. Per questo motivo è un personaggio molto impegnativo da sviluppare. Se scegliete di farlo, però vi darà grosse soddisfazioni perché questo personaggio fa un danno assolutamente
irraggiungibile da qualunque altro personaggio nelle mappe PvE. I cosmi che sono necessari per questo personaggio sono i piston per i cosmi rossi, piston e non fire drop perché lui ha bisogno di personaggi come lui che facciano critico. Per questo motivo voi dovrete dare dei cosmi che potenziano il critico ai suoi personaggi di supporto e a lui dedicare tutti i cosmi migliori che avete che alzano il P-Attack. Come cosmi gialli potete scegliere qualunque tipo, purché abbia come status secondario P-Attack. Il cosmo principale, leggendario, deve essere per forza felina, perché lui non usa, come fa anche Milo del resto, non usa energia, per cui felina dal secondo turno aumenterà sempre il suo danno. E nei cosmi blu in questo momento usiamo Staunch, ma non sono questi i suoi cosmi definitivi. Il suo cosmo definitivo è il Crystal Fire, che aumenta il P-Attack e aumenta la penetrazione del danno fisico. Ma in questo momento sul nostro server global non è ancora presente, per cui metteremo degli Staunch. E ora, come ultimo personaggio di questa carrellata, se siete arrivati fin qui, vi meritate un extra track. Sì, veramente, è un personaggio di tipo C, eppure ha una sua utilità. So che molti di voi non avranno Araya, si troveranno in difficoltà, ad esempio nella Tower, perché il danno che fa Saga non è sufficiente a farvi uccidere tutti i nemici. Ecco, questo personaggio di classe C risolve questo problema, perché la sua abilità, pensate, ne ha soltanto una, Encourage, aumenta del 25% il danno del personaggio che buffa, a costo di una sola di energy. Per cui Saga, con questo buff, riuscirà a fare più o meno il danno che fa una Araya con la sua Akala. L'unica cosa che richiede questo personaggio, che ha pochissima vita ovviamente essendo un classe C, è la speed, perché ha necessità di agire prima di Saga. Per cui vedete, io addirittura gli ho messo cosmi non allineati, semplicemente perché avevano speed, e in questo modo riuscivano a farmi raggiungere una velocità superiore a quella di Saga. Lui buffa Saga e poi muore letteralmente perché ha pochissima vita. E con questo direi che è tutto dal mio punto di vista. Ragazzi, se siete arrivati fin qui, veramente complimenti a voi. Questa è la carrellata di tutti i PG più utili del gioco. Forse ne abbiamo saltati 2-3, ma perché tipo li odiamo, tipo Sorrento, non ce lo chiedete, fate prima. Pure Dragone potremmo farlo, ma più in là. E chiedete nei commenti se avete domande, se volete una spiegazione più dettagliata delle skill, una spiegazione più dettagliata dell'ottavo senso. Scrivete nei commenti quello che volete e andremo a farci un video sopra. Spero che questo video possa esservi utile e spero che qualcuno nei commenti farà una scaletta per tutti i PG, così quando vi serve andate, aprite, andate al minuto che è segnato e vi trovate il PG che cercate. Buonanotte a tutti ragazzi, se siete a quest'ora come noi, perché siamo veramente a tarda notte in questo momento. Un saluto a tutti. Ciao! Ciao!